Salve bella gente, rieccoci qui su Metro Exodus con il quarto episodio. Siamo nello scorso episodio, finalmente siamo fuori Mosca e abbiamo incontrato i primi cittadini del post-apocalittico, del post-guerra in Russia. Siamo nelle vicinanze del Volga, il fiume, mi sa, uno dei più importanti della Russia, anche molto conosciuto e importante nella seconda guerra mondiale per Stalingrado e quant'altro. Però noi ci siamo lasciati quindi conoscendo la popolazione del luogo, che a quanto pare è una mezza setta anti-tecnologia, anti-tecnologia più generalmente, e eravamo stati momentaneamente catturati da diciamo costoro, e stavamo per rischiare di rimetterci la pelle, ed era una questione fra la nostra e la loro. Il nostro Artyon, capitanato da me, ha deciso quindi di evitare però di uccidere innocenti, perché a tutti gli effetti, come ci ha spiegato la ragazza del luogo, che anche lei è stata fatta prigioniera, sono militanti che sono stati plagiati dai pensieri del capo di questa setta. Poi, vabbè, scappando abbiamo fatto la conoscenza di questi nostri carissimi amici crostacei, e il nostro caro Duke ci ha salvati e ci ha detto di andare a controllare qui dove ci dovrebbe essere un bottino. Il gioco ci dice, infatti, ecco, vedete, punto di domanda, vuol dire che è una secondaria o comunque c'è qualcosa. Io direi di andare, equipaggiamo la nostra revolver a 3 colpi, quindi non è che è certamente una delle cose più utili. Sulla sinistra vedo movimenti di crostacei, invece dobbiamo andare per di qua dentro l'aereo, sperando che non ci sia nessuno. Allora, quelli forse, però ripeto, le esplorazioni magari delle case singole le faccio da solo. Non ho fatto una bella fine, ragazzi, mi dicono. Ma io non ho ancora capito io in base a quale criterio dovrei mettermi la maschera antigas. Se ogni qualvolta sento oppure me lo indica il gioco. Allora, questo è Alfio Femorini, quindi non è che ha molto. Qui c'è un lumino, ma ha la faccia del bottino. Oh, non è che mo... Salve. Ah, vabbè, sta lì, quindi fino a quando è lontano. Che cos'è? Mi sento così stupido. Sarei dovuto atterrare su quel campo. Ma eravamo ancora in poco, e per adesso ci siamo ancora autonomia. Questo mi piace. Vediamo un po', signori, vediamo un po' come possiamo personalizzare il nostro Kalashnikov. A me non importa. Quanto ci costa? Non ci costa. Ah, possiamo... In realtà quando otteniamo i mirini nuovi li possiamo anche mettere sulle altre armi. Ok, per il momento... Vediamo un po' ora com'è. Ah, no, aspetta. Se non lo installo, giustamente. Nel frattempo, se potete leggere i sottotitoli dell'audio... Ah, mi sbaglio ogni volta, scusate. Ok, vediamo. Ah. Dai, almeno vediamo un po' più a distanza, forse però è un po' troppo esagerato per un Kalashnikov, ma vabbè, poco importa. Vabbè, continuiamo il nostro viaggio verso il treno. Allora, lì ci sono dei... ignoriamoli, sento degli spari. Corriamo verso essi, che... Oh... Io però vorrei evitare combattimenti. Ah, questi sono morti. Ah, ok, va bene, sono i nostri che stanno sparando. Un libro, ripeto, come vi ho molteplici volte detto, non mi metterò qui a controllare ogni cosa. Ci hanno dato 2 colpi de... l'hanno infilzati proprio, eh. Ci hanno fatto gli spiedini. Ok, corriamo. Speriamo di non fare mai più la conoscenza invece lì della... di quella balena, come l'ha chiamata Duke. Aspettate. Vedete, bisogna sempre esplorare tutto in questi giochi.
Sempre tutto. Perché almeno massimizzi le risorse, massimizzi tutto. Ok. Andiamo a fare il rapporto al colonnello. Ok. Rieco Artyom, rimesso dall'interno dell'occupazione Sei NATO. vivo? Sì, l'occupazione Grazie al NATO. cielo! Dopo quello che ci ha raccontato Duke. Il Duca. Andiamo, papà sta parlando con Katia. Ah, ok, quindi le hanno Sono prese e proprio le più sue, hanno Katia e la sua salvate. bambina. E le competenze mediche di Katia potrebbero farci comodo. Ok, quindi abbiamo un medico. Anzi, Katia. Ma c'è un'altra cosa che vorrei chiederti. Da. Certamente. Cosa sai delle forze di occupazione? Ora gli dice Comunque, non ci sono. mi spiace, ma non capisco cosa. Quindi non hai mai visto un esercito straniero in quest'area? Anche No, perché non mi vorrebbe spiace. dire che sono Conosco avanzati molto di più dei gli abitanti. tedeschi. In Russia nuclearizzata, Capisco. con mutanti, radiazioni, mancanza di Un equipaggiamento. momento. Anche loro nuclearizzati. Dai, ragazzi. Ragazzi, Passa da me quando hai se finito non di fosse per parlare te con non il saremmo medico. mai riusciti ad andarcene. Erano più stupidi che cervelli. Poi Anna ci aveva Vediamo un po' fatto che ci vuole benissimo a dire. salvarle, Artyom. Ok. Katia ci ha fornito informazioni preziose. Mo guarda, insiste sull'esercito d'occupazione, secondo me. Nascosto nel porto c'è un meccanico, Crest. Se Ok. vogliamo riparare l'Aurora in tempo utile, ci servirà il suo aiuto. Yermak non può occuparsi di tutto da solo. Perciò, appena Ok. sei pronto, vai al porto e chiedi a Crest se vuole unirsi a noi. Poi torna al più presto. Dovremo decidere cosa fare con i fanatici del ponte. Ora sappiamo per certo che il ponte funziona. L'hanno attraversato l'anno scorso quando sono arrivate qui. Beh, Va almeno bene. adesso alcune cose sono più chiare, ma restano molte domande. Beh, essendo che eri Katia, convinto di quanti altre sono? cose in Sono passato. 8. Che ne dici dello zaino? È comodo? Ti permette anche Sì, di vorrei agire fare capo. furtivamente. Ok. Ho un bel regalo per te. Fucile Tiger. Ti ricorda qualcosa? È Questo, ragazzi, è primario, un ma fucile a sale in quanto pressione. sei. Non ha, Rifabbricare l'ha i capito. proiettili è semplicissimo, anche sul campo. Ricorda solo di tenere alto il livello della pressione, altrimenti sarà come sputare i proiettili con la bocca. Per il resto è un fucile affidabilissimo. Sono molto soddisfatto. Ok. Perciò vedi di fargli onore. E Carichiamolo al quando appena massimo. puoi, fatti rivedere. Ho già un paio Ok. di idee per migliorarlo. Abbiamo un totale di 20 colpi che possiamo anche alternare con dei colpi, penso, incendiari. Questa cosa mi piace. Però io dove posso? Cioè, non ho un banco di lavoro o quant'altro per craftare le armi oppure per poterle fare le munizioni. Perché, Sentito Artyom? signori, L'ho mi sempre detto, hai sembra anche un po' fortuna a trovare strano. una come me. Tutti abbiamo avuto Vabbè. fortuna. Allora, a questo punto, Anche signori, loro direi hanno che possiamo vissuto anche temporali. cominciare a dirigerci verso Non ti ferma più nessuno. questo meccanico. In questo caso vi salterò il viaggio. Se dovesse succedere qualcosa nel durante, lo vedrete. Quindi, tra poco. Cioè, tra poco potrebbe pure essere che magari scendiamo queste scale, ci rompiamo l'osso del collo e chi lo sa, chi lo sa. Come vi ho detto, siamo scesi, ho trovato questa bestia di Satana che mi ha aggredito. Ma il nostro Artyom gli ha spezzato una zampa. Io stavo semplicemente camminando come una persona normale qui su questa zona. Io non lo so, signori. Comunque ho scoperto che le palline di ferro le possiamo tranquillamente craftare, quindi vuol dire che dobbiamo trovare, penso prima, la Recipe per quanto non vi avvicinate voi, creature del male. Le Recipe per quanto riguarda proprio i cosi. Interessante. Per quanto riguarda i caricatori, le munizioni e quant'altro. Vabbè, io continuo il mio viaggio e per qualunque cosa vi farò vedere la mia sofferenza. Vediamo, mettiamo alla prova il nostro fucile. Ah, quindi non è che ha tipo. Ok. Lo bullizza. Però penso che sia molto più
utile contro gli esseri umani rispecchiamente a queste creature diaboliche. Vabbè, carichiamolo e rimettiamoci in marcia. Signori, guardate che ho trovato. Entrando qui abbiamo trovato una canna per quanto riguarda il... Ah, è un rifugio, interessante. E c'è... eccolo. Vediamo un attimo. Penso che qui si possa... qui si possono craftare i colpi, vedete? Craftiamo qualche colpo. Però voglio vedere qua. Bussola. Punta sempre ok. Possiamo quindi switchare anche la competenza della nostra bussola, ipotizzo. Ok. Possiamo cambiare il tipo di armatura, la tipologia di equipaggiamento, l'elmetto e possiamo, vabbè, riparare la maschera antigas. Qui possiamo pulire le nostre armi a un piccolo costo. Non abbiamo nient'altro di nuovo da poter vedere. Ok, un medikit ti direi fammelo. Ok. Dimensioni non ne possiamo fare più, pallettoni direi di non farne. Qui possiamo anche fare le granate e le bombe molotov, ma non ne trovo la necessità. Inoltre, vi aggiungo un'altra cosa. Ok, ecco, vedete la bussola che indica che dobbiamo andare per dove? Ok, vabbè, ipotizzo. Sì, ok, ho capito dov'è. Si vede un proprio un piccolo piccolo punto rosso, ecco, ora si vede meglio che è la freccia. Ah, ecco, prima di tutto però, prima di andare, voglio vedere un attimo la pistola con quella canna. Ok. Ma no, non me la indica. E quindi io come faccio a vedere le altre armi? Cioè, mi sorge spontaneo chiedermelo. Puliamo l'arma. Perché va a nerfare determinate qualità di essa e vorrei evitare ciò. E quindi io come faccio a vedere le altre armi? Scusate, tenendo premuto tab mi fa... non lo so, lo scopriremo più avanti. Nel frattempo che... No, poi siamo sicuri che... Perché non sono la stessa arma. Vedi? Però io non ho un deposito delle armi. Cioè io non ho nessun luogo dove le deposito, ipotizzo. Vabbè, comunque da vedere che ha un quadro di un orso mutante. Comunque, prima di venire qui, lì dietro, in fondo, c'era un bunker, però non è accessibile purtroppo. Forse più avanti, magari scopriamo un modo per accedervi. Però vabbè, direi di continuare il nostro viaggio verso quale zona? Per di qua, per di qua, ok. Ho un po' paura di questa struttura, esploriamola un attimo. Oh. Ok, il Kalashnikov con questo mirino sarà molto più preciso, ragazzi, ma diciamo che mi mette un po' di problemi nella medio corto raggio. Sento quelle creature. L'ho sentito. Ok, abbiamo finito i colpi. Però io direi che... No, 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 no! Oh, quanti siete? No! Scherzavo, scherzavo! Ok, sono morti. Ricarichiamo. Ma io come faccio a capire quando sto in una situazione critica di vita invece? Perché questo è un altro problemino. Non mi è Archeon, però o è velocissimo o è tipo boh, una catapulta. Ok, in realtà, ah, sento dei colpi, quindi qualcuno che spara c'è. Però la zona è per di qua. Ok, abbiamo la mappa aggiornata apparentemente. Abbiamo il rifugio. Ok, sì, stiamo in direzione del ponte.
Ah! Ma chi sono aspetta? Ma chi è sto coso? Oh! Oh! Uccidilo! Io sto premendo E di continuo perché non so se magari... Ah! Morto! Ma guardate! E penso che non sia l'unico della sua famiglia. Mannaggia lui! Le ragnatele, dove sicuramente ci staranno quei bellissimi ragnetti. Oh, io ho paura che in qualunque angolo possa esserci una di quelle creature. Creature, credo che erano un po' umani prima di diventare queste creature. Che? Per un attimo mi aveva dato una notifica di... Boh, non lo so. Proseguiamo. C'è qualcuno per forza, perché sento i versi. Ok. Non è che mi fido più di tanto che non ci sia nessuno qui, eh. Ok, questa struttura comunque è parzialmente proprio crollata. Cioè l'altra parte è crollata. Scusa, ma c'è qualcosa che mi rallenta. Ecco che... Se dannate ragnatele, che vabbè, era pure ovvio che ci fossero. Ma posso andare sopra? No. Però vedo che c'è un... No! Ma io non ho parole. Troppo veloce Artyon, ragazzi. Da vedere l'accendino che è un proiettile. Ok. Una cassaforte. Una cassaforte senza codice, vabbè. Ma questi sono dettagli. Per di qua c'è qualche cos'altro? Non sembra. Sento ancora i colpi comunque. Perché sento ancora i colpi. Sento gente che rutta. Quindi andiamocene via dalla gente che rutta. Che sono dei mascalzoni. Vediamo. Mi sa che è qua. Eh sì. Anche perché c'è lui che dice: ma le nette bestie. Stupido cane, mi fa sembrare un mosso. Mi sta dando fuoco. Ok. Va bene. Forza e coraggio, signori. Ok, buono. Credo che a nessuno dispiacerà se uccido qualche mutante, quindi... Mutanti i quali manco se ne rendono conto quando viene ucciso uno di loro. Ok. Fatti più avanti. Pezzo di... Ok. C'è uno di loro che mi sa che mi ha parzialmente sentito. Infatti eccolo. Ti gambizzo. Ok, morto. Non era l'unico. No. Ok, per fortuna che è scemo come... Gli zombetti normali di base di Devil Within. Ma non era l'unico. Oh mio Dio. Ce ne sono degli altri che sono pure di diversi colori. Ma come camminano male? Oh! Camminano male però sono veloci. Ma oddio, ma la testa non si muove. Ok. Morti tutti. No, non è vero. Sento ancora loro che fanno rumori, che raiano. Non mi piace questa situazione, ragazzi. Oh! Ma che sei scemo? Pirata della... No, vabbè, no, non può essere un pirata della strada. È... Boh, pirata di qualche cosa. Ok, quindi quello è tipo il fucile a pompa, apparentemente. Che ha... Come si chiama? I colpi lì. Gli slaug. Che cosa? Ok. Molotov. E che fa? Già me la va?
Per ogni evenienza. Interessante. Qua poi ci andrò magari per fatti miei. Poi se ci sarà qualcosa di interessante ve lo farò vedere in video. Comunque, quello che penso di fare io è di prettamente farvi vedere sicuramente tutto a 360 gradi al 100%. Quello che è la missione principale, ok? Quindi senza tagli, possibilmente. Nel viaggio o comunque corri. Ok. Nel viaggio, comunque sia, in luoghi secondari che non c'entrano nulla con la missione principale, invece farò qualche taglio perché no, questo non va affatto bene. Oh! Sì, vabbè, io non ho paura. Tutto piccolino, carino, che va piano. No, ragazzi, serve poi di mettere il redbot lì che è lì. Oh, ce n'è uno dietro. Ok, forse era il caso di metterci la doppietta. Ok, morti? Lì vola roba. Volare, oh. Ballare. Che cos'era? Ok. Sembrerebbe che siano morti tutti. Sì, ragazzi, dovremmo. Ce ne sono altri che stanno venendo, quindi facciamoci gli affari nostri e scappiamo. Che bellino quel braccio monco. Ok. Salve, Crest. Salve. Ci sai fare, Bratuca? Chi Ma sai che roba! fare? Quei mutanti sono ossi belli duri. Gli abitanti del villaggio non hanno speranze contro di loro. Ma tu li hai spazzati via come se niente fosse. Beh, comunque è piacere di conoscerti. A proposito, io sono Cresti. Vieni dal treno? Scommetto che la gente di qua non è stata molto accogliente. Hanno aperto subito il fuoco. Lo sapeva. Certo che sì, stupidi bastardi. Ho imparato a conoscerli molto bene. Quegli idioti hanno una specie di culto. Credono sia stata la tecnologia a distruggere il mondo. Perciò non vedono molto di buon occhio le persone intelligenti. E neanche me. Volevano chiudermi in Ah, gattaferro, quindi, così ho ok. accettato di combattere contro i demoni elettrici per farmi perdonare i miei peccati. Visto che stando a sentire loro, io ero in combutta con Satana. Figurati, Il un satanista demonio vuole anch'io. unicamente il nostro Io, che ho culo. riparato motori e lavorato nel commercio per tutta la vita. Ma ora me ne vado a est. Sono stufo di questi posti. Non c'è più niente da fare. Le città sono scomparse. Dappertutto spuntano banditi e bestie. Ma oltre il Volga c'è tutto un mondo pieno di opportunità. Così sono arrivato qui con la mia motrice carica di merci, sperando di vendere qualcosa lungo il viaggio. Che stupido, è già tanto se ho salvato la pelle. Ad ogni modo, stavo pensando a un piano che ho da tempo, ma da solo non sono mai riuscito a metterlo in pratica. Però, dato che anche voi siete diretti a est, da quello Ah, che ho potuto dice, vedere visto nei siamo di film, è un passaggio. miracolo che la vostra locomotiva funzioni ancora. A proposito, prendi il binocolo, ti faccio vedere un Oh, po' di cose. alleluia, finalmente. Scopriamo un po' la mappa nella quale dovremmo Innanzitutto, giocare per il guarda il ponte. momento. Vedi quella sezione in alto? Dovrebbe abbassarsi se il meccanismo di emergenza ancora funziona. No. Katia, quella della chiesa, ne sa di più. Io non sono mai stato sul ponte. Momento, momento, mi sono già sbagliato. Che cos'è? Varie? No. Movimento. No. Armi. No. Inventario. Binocolo. Vabbè, adesso. Là sulla destra, vedi quell'enorme hangar? È il terminal. Quelli della setta lo considerano un posto sacro e l'hanno ricoperto di Quello. graffiti. È lì che vive il loro grande Ameiurus. Stupidi bastardi. Non ho capito dove è. Ah, Ancora più a l'hangar. destra, vedi l'edificio vicino a tutti quei vagoni?
Era questo. Un ferroviario. Ora è un covo di banditi, ma di per sé il posto non è male. Ok. Anche l'area circostante non è male. È buona per andare a caccia e cose del genere. Ci ho allestito degli accampamenti sicuri. Puoi usarli per riposarti, riparare l'equipaggiamento e... Ringraziamo Crest, allora. Se tu non preferisca passare le notti accanto a un fuoco. Adesso ti faccio vedere la mia casa. Ciao Crest! Andiamo alla casa di Crest. Benvenuti a casa Crest. È tutto un Crest. Ok, scendiamo. Ed ecco il mio tugurio. Tugurio, il tugurio del killer, come su DBD. Vabbè, ma regge, ma c'è un letto. Quindi se sei stanco, beh, fai pure come fossi a casa tua. Disattiviamo la musica perché dovete sapere che nel primo episodio mi ha fatto problemi. Ci sono delle materie prime da cui partire. Usa pure tutto quello che trovi. Ah. Ah, e beh, perché sennò se sarebbe rimasto. E comunque, questa non è solo una bella faccia. Qua dentro c'è anche molta esperienza accumulata negli anni. Allora, quindi, purtroppo dobbiamo ricambiare di nuovo il mirino, perché ragazzi, davvero non ce la faccio. Cioè, è ottimo avere la distanza, però in quel modo non... Davvero diventa un, non dico stressante, però io sempre che devo ancora capire come poter trovare le altre armi. Fabbrichiamo qualche munizione di questa. Fabbrichiamo assolutamente qualche altro piombino. Però ci cominciano a mancare le chiavi inglesi. Ah vabbè, perché giustamente 30 di questo ne utilizziamo e basta. Non è che possiamo fare nient'altro. E guarda queste mani. Sanno riparare le cose. Se mi portate con voi non ve ne pentirete. Ok. Allora si muovi, Crest. Los! Ho comprato qualche sigaretta dagli abitanti del villaggio prima che quegli idioti mi cacciassero. Con questo cavo ce l'ha proprio. Basta agganciarsi e... Ah, ok. Penso che ci porti dove avevo visto prima. Piaceva la mia torcia. Quando l'hanno vista mi hanno esiliato dal villaggio e dal ponte. Penso se ci vedevano pure a noi con la torcia accesa. E penso già per utilizzare il treno gli dia un po' fastidio. Quanto il treno, mo, ok tutto, però. Forse qui è proprio un luogo di ricchezza. E invece, boh, sembra che ci sia la povertà. Un luogo di ricchezza, e che ricchezza che non possiamo nemmeno utilizzare. Opla. No, non c'è assolutamente nulla. Wow. Solo 6 pezzi di ricambio. Che bello, signori. Che bello veramente. Marcio, Sam, Damir, venite qua. Ho perso le tracce. Qualche idea? Qualcuno sa qualcosa? È andata a controllare quelle antenne a circa 200 metri dall'Aurora. Diceva di aver visto qualcosa. Ok. No, scherzavo! Ma che diavolo! E voi l'avete lasciato andare! Artyom, presto, raggiungila! Fatelo funzionare, quel cervello! Fatelo funzionare! Se sono truppenato nei paraggi, non significa che potete rilassarvi e fare i turisti! Ok, allora, quindi dove... Oh! Mi scatarrano addosso! Ma questi sono... Ma questi sono matti! Ah, dov'è la nostra prossima missione? Basta! Ma siete dei fascisti! Maledetti! La nostra prossima missione è... Prendiamo la K che ci fa vedere meglio. E per di là. Ok, però credo che... La prossima missione credo che la vedremo off camera. E farò pure io qualche cosa off camera. Perché ragazzi...
Siamo già di nuovo a 30 minuti di video. Dovrei cercare di ottimizzarli però questi tempi. Mi scuso personalmente con voi. Però vabbè, detto questo, quindi io vi direi che ci possiamo anche beccare con il prossimo episodio di Metro Exodus, se magari riesco a uccidere sti mutanti. E niente, io quindi vi do appuntamento al prossimo episodio, dove cercheremo di salvare la pelle ad Anna, sperando che comunque sia non si sia fatta ancora nulla. Che possibilmente, essendo che è una grande scienziata nostra moglie, ritirata, essendo che è una grande scienziata nostra moglie, potrebbe aver fatto qualche sciocchezza. Quindi, detto questo, io vi do direttamente appuntamento al prossimo episodio, e ci troviamo proprio direttamente nel luogo dell'omicidio di nostra moglie. Alla prossima, ragazzi belli. Ciao!